Giorno 2. Non capisco se però era voluto scrivere giorno in piccolo e attaccato al Back in numero. Shibuya. Wait, what time is it? Che tu non sei andato a scuola. I was on my way home from the city. Did I Da, make it or sono something? perso. Suffering, dude. Fred, wait, I want to What? try using my galaxy brain instead. Non puoi Oh, leggere i I'm suoi back in pensieri. Nebuya! This is bonkers! Well, was I right? Close. No way. Yeah, way! It's day numero two, pal! This Day game numero ain't over 2. yet. I need to tell my folks where I am. I bet they're worried sick. Well, they might be worrying for a while. I can't contact anyone, and I doubt you can either. Esatto. What is this? Nuova missione? Heed the instructions provided by the mission app. Solve the riddle sketched on the city's canvas and locate the target. Another mission? Not sure I totally get what it wants us to do, though. Here's an idea. Did you try reading it? Esatto, cioè, cosa vuoi che faccia? Non abbiamo letto. The mission starts the second that message reaches your phone. Ok. Did you not realize? Dio mio, quanto sei muscoloso! Who are you, Gramps? Gramps! Allora, ouch! La faccia è terribile! Esatto, c'ha ragione. Okay, so you got a name? Do I ever? It's Kubo! Tanzo Kubo, I'm with the Reapers. Ok, è un demone. Allora, è muscolosissimo, ma la faccia è orribile. E sembra proprio uno stronzo. Oh, is that so? Sembra proprio uno stronzone lui. Well, go ahead, get a real good look. Take a picture if you wanna. Not bad. You've got moxie, kid. So, where are the rest of you hiding? You mean gli altri? It's just us. I hope Minamimoto helping us out wasn't a one-time deal. Esatto. Maybe you missed the memo, but this is supposed to be a Cos'è quella faccia? You can earn points by doing all sorts of things. Erasing noise, completing missions, yada yada yada. And yada yada yada. The most points after 7 days wins. Whoa, slow down. We have to do this for a whole week? And what if we don't feel like playing? Can we just not? Sì, ti fai cancellare. You gotta play till the end, kid. Dude, that is not cool. We've got lives to get back to. Not anymore, you don't. You're killing me here, Gramps. That said, if you really want help, there is one way. I told Morire. You the teams compete to earn the most points, right? Well, if you top the table, then we'll grant whatever you wish for. Ah. All you gotta do is win. Ok, quindi adesso è qualsiasi desiderio e non più il tornare in vita. Winners, eh? Although word to the wise here, you might want to bolster your ranks first. After all, you won't get much done as a duo. E questo è molto vero. So fight like your lives are on the line. Che è così, infatti. Figuratively speaking, seeing as you're already dead. Oh, allora siamo morti. Anyways. Try not to fall. No, forse no, però aspetta. Forse era solo metaforico. So give me something fun to watch this week, will ya? And with that, I'll leave you to it. Allora, forse intendeva metaforicamente che siamo morti, però. This game seriously lasts an entire week. That's what he said. How are we gonna survive a full week with just the two of us? Beh, abbiamo Minamimoto. So did you Zeptagrams have time to process today's mission? Mr. Minami! Does this mean you're back for good? Man, life could not get any better. We've got it made, Rin, dude! Siamo in tre! We're solving completely different problems here. But I'll help you subtract some rogue integers. You want to boost your chances of survival, right? Well, yeah. Certo. Whatever it takes to get the hell out of here. Then you either multiply or face deletion. Oh, and make Quindi, sure in sostanza, prendete più gente in squadra, eh? Now let's get this show on the road. Va bene. Eh? Huh? Che diavolo? L'app si sta installando da sola. Anche a me, siamo stati hackerati. Chi è sto tizio? Wow. Click, click. Ah, è muto il tizio. Eh? What? Salve.
Ma che diavolo, sono l'uomo che sta di fronte a voi. Oh, ciao. Ah, parlate pure normalmente. Che succede? Fammi vedere. Questo tizio mi ha scritto. Porgi i miei saluti anche al tuo amico. Ciao. Come mai sei così silenzioso? Sei timido o cosa? Aspetta, facciamo un passo indietro. Chi sei? Il mio nome è Kaiono. E non sono muto, sono solo molto timido. Ho un negozio di chiaroveggenza digitale a Col di Spagna. Oh, Col di Spagna. Cioè, puoi prevedere il futuro. In un certo senso, scusatemi se non parlo con la voce. Ah, ok, sta scrivendo. Preferisco di gran lunga comunicare via messaggi. Caspita, questo tizio non è a posto. Oh, così mi ferisci. Anche se non hai tutti i torti, XD. Wow. Sono lo sviluppatore della nuova applicazione che avete appena scaricato. Vi sarà d'aiuto durante le vostre missioni. Ad esempio, potete usarla come foglio per le risposte, come per la sfida di oggi. Raccogliete tutti gli indizi e usate l'app per rispondere all'enigma. Come facciamo a sapere quando abbiamo finito? Dovete fidarvi del vostro istinto. Ma se avete qualche dubbio, rimango a vostra disposizione. Bene, vi auguro ogni buona fortuna, allora. Grazie. Pensi che anche lui sia un demone? È probabile. Un'altra notifica? Ancora lontano. Aspetta, eri tu questo? No, era l'app. Oh, quindi lontano da cosa di preciso? Non lo so. Penso che l'app ci dirà quando ci avvicineremo a qualsiasi cosa sia. Oh, tipo quando cerchi di colpire una pentolaccia. Anche se non ci becchiamo i dolcetti. Comunque, facciamo un giretto. Adesso scompare il tizio, guarda. 3, 2, 1. Ah no, è rimasto lì, incredibile. Trova gli enigmi che tappezzano la città. Va bene, dobbiamo andare da questa parte. Sei sulla strada giusta, ma va. Oh, ti stai avvicinando, grazie. Comunque, visto, ok, ora qualche rumoretto appare. Io un paio di combattimenti inizierei a farli. Anche per iniziare a... ad apprendere meglio il sistema di combattimento e adesso soprattutto le combo. Tra l'altro ho cambiato la spilla. Cavolo, mi sa che ho ancora la spilla del fuoco. Vabbè, non è importanza. Riduzione 1. Beccati questo. Aia, che male. Ok. Beccati questo. Beccati questo. Ecco qua. Oh cavolo. Preso. Beccati questo. Perfetto. Beccalo. Allora, però una cosa che mostrano in questo gioco è che finalmente ti mostrano quali elementi sono più forti rispetto ad altri. Sai cosa? Bello! Bel colpo quello di fuoco! Che figata! È stata un po' sprecata, ma volevo vederla. Volevo veramente vederla. Beccati questo. Preso. Preso. E siamo saliti anche di livello. Ah, due con un colpo li abbiamo eliminati. Non male. E mostrano Fret. Danni il 9%. Evolvere questa spilla. Oh, finalmente. E ce lo chiedono se vogliamo. Ma certo, vai. Calcio angelico, vive l'evolution. Padroneggiata, bene, bene, bene. Stiamo migliorando, stiamo migliorando. Allora, fammi vedere la spilla. Rimani sempre la stessa? Tra l'altro, scusami un secondo, ma le abilità, cioè, nel senso, i personaggi, è importante chi usa quale oppure no? Perché non mi sembra che ci sia scritto questa è meglio per usata da qualcuno rispetto a qualcun altro. Ah, eccole qua le informazioni, ci fanno vedere
quando puoi far evolvere una rispetto a un'altra. Questa non cambia nulla, però probabilmente aumenta l'attacco. Beh, 147 già inizio gioco. Credo sia poco, ma per il momento è alto. Soprattutto per gli standard precedenti. Dove cavolo vai, stupido? Ehi, se continui a parlare in quel modo ti cancello. Tranquillo, Fred. Torniamo un po' indietro. Prendi, guarda. Ah, ok. Dio mio, io pensavo di andare di là, hai ragione. Guarda qui, Tamarindo, dovremmo esserci. Ma sono solo graffiti. Sì, e c'è un teschio, in stile demone, no? Ma cosa dice? Preparati a ruggire. Oh, dobbiamo metterci a gridare? Non ne ho idea. Restano due graffiti. Immagino che dovremmo trovare gli altri due. E se provassimo ad andare al 104? Certo. Va bene, andiamo allora. 104 sia. Eccoci al 104. Però quella barriera è rossa rispetto all'altra che è nera. Quindi l'app ci darà un altro indizio che... Boh, e ad ogni modo, chiunque abbia inventato questo gioco le ha pensate proprio tutte. Puoi dirlo forte. Buon ritorno, ok? Ehi, Swallow? Sì? Ehi, Rindrago, che c'è? Sono obbligato a giocare a quest'altro gioco ora. È stranissimo e non so come uscire. Non puoi uscire, è davvero strano, vero? Stai bene? Credo, stiamo cercando indizi adesso. Devi risolvere un mistero, sembra difficile. Sì, più o meno. A proposito, posso chiederti aiuto se mi serve? Certo, quando vuoi. Tamarindo, ehi, Rindo! Cosa? Non va bene, amico. Fred, non dirmi che ti sei rimesso a scansionare. Sveglia, ragazzi. Eh? Oh no, si stanno avvicinando. Cosa si sta avvicinando? I rumori. Facciamo a pezzi quei perdenti. Meno male che non dovevo più doppiare le voci in questo gioco. Va bene, è il momento di fare a botte. Voglio arrivare al livello massimo come siamo arrivati l'altra volta. Allora, pensiamo subito all'orso. Beccati di nuovo il calcio. Beccati il fuoco. Vai di calcio. Becca... Oh no, ho finito tutto. Beccati questo. Vai di fuoco, perfetto. Allora, devo dire che il ritmo ce lo stiamo prendendo. Triangolo, R1, L2. Devo dire che non è male. Il gelo per Coni Coni. Non male, e 100 yen, però. Hey. Potresti avvisarmi la prossima volta che inizi a scansionare roba a caso. Tranquo, amico, mi stavo annoiando perché qualcuno era incollato al telefono. E poi, quante probabilità c'era che il rumore fosse proprio davanti a me? Fai attenzione e basta, va bene? Ehi, cos'è quella spilla? L'ha fatta cadere il rumore. Ah, che bellina. L'ennesima spilla psico. Tutto qui. A proposito, in teoria ne dobbiamo cercare altre, giusto? Ah, davvero? Sai cosa? Mi ricorda quasi quasi le altre. Cerca di essere più specifico, amico. Le spille che abbiamo ricevuto all'inizio, da Sciocchina. Ah, quelle. E allora? Pensi che possiamo usare anche questa contro i rumori? Tombola! Cavolo, presto saremo inarrestabili. È molto palese la cosa, però va bene. Altri rumori? Che c'è adesso? Accendi la torre della dea, nell'oscurità troverai il sigillo di cui sei in cerca. Come mai l'app usa un linguaggio così forbito adesso? Per fare scena, Tamarindo, devi immergerti nell'atmosfera se vuoi divertirti. Avanti, l'antico tesoro in attesa. Ok, allora, fammi un attimo vedere allora la nuova spilla. Evoca una colonna di ghiaccio sotto il bersaglio, caricalo al massimo per scagliare il nemico in aria. Però scusami, sono consigliate, quindi mi stai dicendo che a qualcuno sono consigliate quelle spille? Sì, posso metterla solo a lui. Ci sono alcune spille che puoi mettere solo a determinati personaggi. Quella del ghiaccio è più forte per il momento, quindi direi di continuare ad usarla. Cioè quella del ghiaccio, quella del calcio è più forte. Dove credi che si trovi questa torre della dea? Beh, di solito torri a 104, ovviamente. Bisogna salire? Che eccolo qua. Sì, l'ho già trovato. Ragazzi, è qui. È inutile che parlate. No. Questo deve essere il nostro indizio. Fammi dare un'occhiata. Ci prendiamo a pugni sul petto. Penso sia più colpirci sul petto.
E perché mai dovremmo? Beh, molti primati lo fanno e loro sono i nostri antenati. Oh, uffa, ma chi sei, il dottor Zulittle? No, ho solo letto qualche libro riguardo alle elementari. Beh, questa cosa io non la sapevo. Resta un graffito. Perfetto, è praticamente fatto, Tamarindo. Sembrerebbe di sì. Va bene, andiamo a cercare il prossimo graffito. A questo giro dobbiamo andare... Dov'è? È rossa, però scusami un attimo. Non c'è nessun negozio aperto ancora? Molto triste la cosa e... Ovviamente, volete superare la barriera? Volete raggiungere Dogenzaka, yeah. Pivelli? Sono molto più confidenti di loro, i demoni. È come se ci leggessi nel pensiero. Aspetta, è così? No, ma se volete passare dovete pagare il pedaggio. Prendetemi una spilla Midaregami, è il numero 163. Non ne abbiamo già una? Non chiedetelo a me, se ne avete una datemela. Altrimenti combattete contro i rumori finché non ne trovate una. Ah, sul serio? Non puoi almeno dirci quale rumore ha con sé quella spilla? Certo, dovete trovare la medusa Madchester. Numero 11, è proprio una medusa, non potete sbagliarvi. A cosa servono i numeri? Per consultare la Rumoripedia, ovviamente. La che? Rumoripedia, guarda il telefono. Ti dirà tutto riguardo i rumori che hai cancellato, bottino incluso. Una figata, vero? Davvero, caspita, in questo gioco c'è proprio tutto. Più o meno, ora tornate quando avete trovato la spilla 163. Ok, Rumoripedia, va bene, quindi possiamo consultare quali rumori hanno cosa. Però aspetta, la Rumoripedia, dove cacchio è? Ah, ecco, la R2. E abbiamo anche i graffiti. Esprimersi con i graffiti. Nel corso delle tue avventure otterrai dei graffiti che potrai usare per taggare il muro nella sezione graffiti e rumore report. Scatena la tua creatività. Fortuna del principiante, vinto la tua prima battaglia. Qua. La mia prima spilla, hai padroneggiato la tua prima spilla. Qui sul nero. Vive l'evolution. Questa è già nera, la butterei qua. Perfetto, dai, non male. Allora, vediamo. Non ci fa vedere i bottini che otteniamo finora. E il totale dei rumori a questo giro sono 92. Mi sembra un numero un po' strano. Immagino che ci saranno altri 8 che magari saranno le boss fight. Ma chi lo sa. Allora, 1 2. Aspetta prima che mi prendano. Ce n'è ancora uno? 2. Quanti riduzioni posso fare? Ho fatto una catena da 5, io penso sia il massimo. Perfetto. Allora, occupiamoci subito dell'orso. Ok. Beccati questo. Ed è arrivato anche Minamimoto da dietro. Perfetto. E il groove è 100%, quindi mi sa che non possiamo superarlo per il momento. E allora consumiamolo. Una medusa. Ma guarda un po'. Beccati questo. Preso. Becca di questo. 5 punti esperienza. Un po' pochi però non male. Oh, il combattimento mi sta piacendo. È molto veloce. Non che quello del gioco originale fosse lento. Però questo è fatto molto meglio sotto questo punto di vista. Preso. Preso. E siamo saliti anche di livello. Beccati sto calcio. Preso. Ottimo. Allora, mi piace. Mi piace. Il combattimento era ciò che mi preoccupava prima di giocare a questo gioco, perché coi tasti da console è sempre un punto di domanda a volte questi giochi, Sono sempre un punto di domanda. Però sono contento che in realtà sia fatto bene. Oh, mi è arrivato uno stupido corvo sulla schiena. Dai, 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 ricaricati. Preso. Preso. E feel the hit. Aspetta, ecco, c'erano delle spille. Dicevo, meno male che le hanno prese loro.
Ma ecco, se le spille sono tutte da utilizzare così, come si mettono nel gioco le spille che ti curano? Cioè, come si collocano? So's it a slow! Perfect timing! That was perfect! Vai! It's over! Preso! You sure did! Preso! Burn, baby! Preso! In pieno! Questa cosa della, del cerchio che si. Che ti permette di avere più percentuale non è per nulla male. Abbiamo ottenuto il coniglio, i conigli squilibrati e 5 midaregami. Ce ne aveva chiesta una lui. Ne abbiamo ottenute un po' di più. Allora, fammi vedere. Ci saranno probabilmente i negozi dove venderle le spille ex. Ah, aspetta, ok, ora possiamo metterle. Ecco qua, vediamo cosa fanno i conigli. Scoppio tardi di dinamite. Non è male, va bene. Lui può ancora usare questa qui del coniglio. E tu puoi usare questa, che è sempre l'onda d'urto. Questa quanto fa? 88, bene. È tutta tua. A Minamimoto adesso cambierei questa con questa qui. Si evolve, ok, quindi potrebbe aumentare l'attacco. Vediamo come va. Ci sono altri nemici in zona, però, beh, per adesso continuiamo. Questa è la spilla che volevi, giusto? Okay. Vediamo. Sembra di sì. Dirigetevi a Dogenzaka. Yuhu! Raggio zuccheroso. Spara colpi al bersaglio e continua l'attacco per sparare un proiettile perforante che raggiunge il nemico. Fa vedere. Chi può usarla? Lui, ovviamente. Allora, questa fa 16 colpi, 95 di danno. Questa fa 95 di danno e 16 colpi. Elemento? Nessuna. E questa lo scoppio. Per adesso terrei i conigli. Terrei conigli, non so perché, ma penso che lo scoppio sia meglio. Palesemente, probabilmente è meglio. Ed eccoci a Dogenzaka. Ehi, Fret. Dimmi, amico. So che suonerà strano, ma ti ascolto. Ma la gente di Shibuya continua a passarci letteralmente attraverso. È come se fossimo dei fantasmi. Non me ne parlare. Allora te ne sei accorto? Sì, è da ieri che le cose mi sembrano un bel po' strane. La vera domanda è una: ma che cavolo sta succedendo? Oh mio Dio. Ah! Voi nerd pensavate di essere ancora Shibuya. Questo è il PS, idioti. Vedetelo come l'altra faccia del PR. Insomma, il piano reale. Quella cosa che voi chiamate casa. In realtà ero così sorpreso di vederti che non stavo ascoltando. Già, non ti seguo. Ah, vi ho fatto pure lo spelling. PS, piano surreale. Siete nell'aldilà, sfigati. Aspetta, vuol dire che siamo morti? Ovvio, no? Io non ricordo la mia morte. Devi per forza essere morto, altrimenti non staresti partecipando al gioco. Ok, la regola dei morti rimane sempre. Come siamo morti però è un punto di domanda allora. Beh, io dico che la mia morte me la ricorderei. Se mi dessero uno yen per ogni volta che l'ho sentito. Ti prego, demonessa, ad esserci un errore. Io non posso essere morto. Sempre il solito piagnisteo. Non sto piangendo, sono solo confuso. Ecco perché non riesco a contattare nessuno. Un mistero su un milione di meno. Dimmi, cosa ci succederà quando finirà il gioco? Ma soprattutto, perché cavolo stiamo partecipando a questo stupido gioco? Oh, qualcuno è arrabbiato. Che c'è, la missione è troppo difficile per voi? Tutt'altro. Oh, allora va tutto alla perfezione. Ce la caviamo, credo. Non dovreste puntare a fare meglio di cavarvela? Non so se è necessario. Beh, se ci tenete tanto a ottenere pessimi risultati. Tutto questo puzza decisamente. Cosa? Io non sento nessuna puzza. Ah, ma per favore. Vabbè, divertitevi pure. Più tardi tornerò a controllare. Non disturbarti. Oh, rindolindo. Io voglio tornare. Scherzo, non vi sto intorno per scelta, scemotto. È il mio lavoro. Ah, vi conviene raccogliere tutte le spille che trovate. Fidatevi. Ci vediamo, sfigati. Devo ammetterlo, con questa roba di noi che siamo morti e loro che ci sorvegliano, e il fatto che non possiamo toccare le persone o contattare chi è fuori Shibuya, così mi hanno fatto credere che questo gioco sia vero. Eh? Che c'è? Non dirmi che ci credi veramente, Tamarindo. Beh, dai, quando hanno detto che siamo morti ho capito che subito mentivano. Il vecchio Fret non è stupido. Forse hai ragione. Però se fossimo veramente morti, come faremmo ad accorgercene? Tranquillo, sarà tutto uno scherzo del cavolo. Certo. Sei vicino alla preda. Mi è arrivata un'altra notifica. Andata a Stupor Street. Wow, grazie.
Credo che ora sappiamo dove andare. Non è un granché come enigma se ci danno subito la risposta. Beh, meglio che trovarsi bloccati. Andiamo. Stupor Street.